un anno qua, è una settimana che sto a prendere 50-60 euro al giorno. I commercianti del centro cittadino di Cerignola lanciano un ultimatum, minacciano la serrata. Sono esasperati ed è solo la fase sperimentale della nuova ZTL scattata solo il 1° marzo. Il periodo di prova durerà un mese, dunque fino ad aprile. Il corso principale per 2 chilometri circa è chiuso al traffico dalle 20 alle 3 di notte tutti i giorni. La viabilità è stata letteralmente stravolta. I titolari di attività chiedono di posticipare almeno alle 21:15 l'orario di attivare la ZTL solo da aprile a settembre, di individuare aree gratuite di parcheggio e concedere pass gratuiti a residenti e commercianti. Il comitato spontaneo, oggi riunito in assemblea cittadina in occasione di una conferenza stampa convocata dal centro-sinistra, ha scritto al sindaco e al prefetto: attende risposte in 48 ore, altrimenti si chiude. La gente è esasperata dalla nuova viabilità e oggettivamente da una zona a traffico limitato caotica che poco si configura con il tessuto urbano della Cerignola che abbiamo sempre conosciuto. Sono cambiati anche i sensi di marcia? Sì, soprattutto limitrofi al corso, con strade strette e quindi molto complicate dal punto di vista della viabilità, e non se ne è capito il motivo, cioè nel senso era molto più giusto aspettare un po' più di tempo e, come abbiamo già abbondantemente detto, congelare la fase di sperimentazione, concertarla con cittadini, associazioni di categorie, commercianti, comitati, per poter fare poi un provvedimento che fosse a favore della popolazione, della civiltà e della comunità, non contrario e in opposizione a queste. Quello dei commercianti però non è un no preconcetto. No, ma nessuno ha mai dato no preconcetto alla ZTL, l'abbiamo detto penso da subito, alle prime uscite dal Consiglio Comunale che abbiamo fatto, dal primo incontro, qui nessuno sta mettendo in dubbio che la ZTL può essere un elemento importante per una città come Cerignola, ma non può essere questa ZTL. Qual è la soluzione migliore? La soluzione migliore è, io spero in questo momento, che il sindaco abbia l'intenzione di sentire le proposte dei commercianti, che mi sembrano di buon senso e che si possono anche in qualche modo combinare con l'idea di una ZTL. Diversamente noi andremo avanti sulla questione del referendum cittadino, 2500 firme da raccogliere nel più breve tempo possibile, un mese di tempo poi per la sua valutazione, e poi daremo la voce ai cittadini, la parola ai cittadini, vediamo cosa ne pensano. Credo che non ci sia momento più bello in una comunità che quello dell'espressione democratica del voto. Il clima è pesante, si registrano tensioni sia al momento dell'ingresso nel comune che dentro la sala consiliare. La stessa opposizione finisce nel tritacarne della rabbia. Ci sono circa 300 indignati a esacerbare gli animi, avrebbero contribuito le ultime esternazioni del sindaco Franco Metta. Tanti commercianti si sentono traditi dopo avergli accordato fiducia alle elezioni. A infiammare la protesta ci sono anche i ribellioni, l'ex candidato sindaco Gerardo Bevilacqua e i suoi seguaci, che promettono di scendere in strada con i trattori. Gerardo, scusa!